Questa mostra tra l'altro finisce il mio triennio di programmazione, quello in cui ero responsabile, e quindi credo che sia anche opportuno, o abbia senso quantomeno, fare una specie di bilancio. Ho presentato tre artisti molto diversi tra loro, prima Thomas Reilich, poi Claudio Palmieri e oggi Ugo La Pietra, che non hanno nulla in comune, ma hanno caratteristiche invece che sono molto interessanti, perché intanto il lavoro di tutti comunque ha un momento di connotazione molto forte negli anni 70. Reilich perché è uno degli iniziatori della pittura analitica, La Pietra perché negli anni 70 ha fatto il suo lavoro assolutamente straordinario da architetto radicale, pittore segreto però, e invece Claudio Palmieri perché è stato un momento in cui ha debuttato sempre mantenendo inalterato questa propensione che non ha mai capito lui stesso, non se l'è mai chiesto in realtà, se fosse un pittore o uno scultore. Allora questo fatto di violare anche certi statuti, certi protocolli disciplinari, secondo me era una cosa importante. Ecco, se c'è una cosa che hanno in comune tutti questi artisti è che dei protocolli disciplinari se ne sono sbattuti largamente e felicemente, devo dire. Reilich perché ha fatto una pittura di un minimalismo cattivissimo, però con un grandissimo senso poetico. Gli altri perché hanno proprio contaminato tutti gli strumenti possibili. Ecco, devo dire che venendo in particolare alla mostra di La Pietra, secondo me il senso profondo è proprio questo, cioè il fatto che lui comunque, che è conosciutissimo per 100.000 attività, poi oggi ne abbiamo nominate un po', ma ci siamo dimenticati anche che è un grande clarinettista, oltretutto è anche un grande clarinettista, pratica poco ma è un grande clarinettista, ma in realtà sotto c'era sempre l'alimento che è l'alimento del pittorico, non faccio il quadro ma dipingo, cioè io dipingo. Ecco, questo fatto che la sua caratteristica alla fine primaria sia quella magari che è stata, o si racconta spesso, meno visibile, è diventata assoluta protagonista importante, perché proprio qui trova ragion d'essere in modo accuratissimo e profondo il suo modo di disegnare. Io continuo a ripetere, Ugo La Pietra è uno dei grandi disegnatori di questo secolo e il suo disegno è veramente proliferante a dei livelli assoluti, e questa è una cosa importantissima. E poi l'idea di segno che è quella che lui ha sviluppato e che ha fatto diventare la sua pittura, ma anche questa leggerezza che c'è in tutti i suoi quadri, in cui possiamo dire che sono figurativi, possiamo dire che sono astratti, no, non ha senso né l'una né l'altra cosa, sono dei modi di mettere su uno spazio dato una visione del mondo, e questa cosa viene fatta invece che con poesia astratta, con leggerezza eccetera, viene fatto invece molto concretamente con il proliferare dei segni, con le materie che si avvolgono e si moltiplicano. Quindi da questo punto di vista io lo considero un grande pittore. Questa volta premio Bugatti Segantini, tra l'altro per lui era importantissimo, perché quando c'è di mezzo Segantini un pittore si sente subito bene, ecco, che venisse riconosciuto primariamente questo, l'importanza non quantitativa ma qualitativa del suo lavoro di pittore, per lui è stato un momento fondamentale anche di grande commozione.